Presidente, economia circolare, qual è il futuro del nostro territorio? Guarda, è un tema e un'opportunità per le imprese notevolissimo. Noi pensiamo che la circolarità sia una necessità o una indicazione di normative di legge. Invece per noi imprese di Foggia dovrà diventare una opportunità di sviluppo su tutti i vari settori che abbiamo. Quindi può essere proprio ricavare una ricchezza che oggi non abbiamo neanche idea. Noi stiamo già sviluppando determinate progettualità proprio per questo e a breve sentiremo delle innovative soluzioni per attivare l'economia circolare nel territorio di Capitanata. Questo si potrà fare anche con l'arrivo, si spera, dei fondi del Recovery Fund? Guardi, anche se non ci fossero stati i fondi del Recovery Fund, comunque l'opportunità di utilizzare scarti o agricoli o scarti di altri materiali, quindi scarti di lavorazione, poteva comunque già attivare delle filiere di recupero. Ora con il PNRR e quindi tutti i bandi che verranno fuori per i finanziamenti potrebbe accelerare questo processo. Alcuni dei nostri progetti prevederanno l'accelerazione di questi processi e proprio iniziative sul territorio attingendo dai fondi del PNRR, però utilizzeremo anche altri fondi. Presidente, utilizzare gli scarti, i rifiuti per l'impresa, un'opportunità anche per il nostro territorio? Beh, decisamente, intanto sì, chiamarli scarti. Il nome scarti è quello che conosciamo oggi. In realtà noi oggi qui cominciamo a capire quello che significa economia circolare, quindi in realtà lo scarto che oggi è in realtà domani diventerà una materia prima seconda, quindi una nuova materia prima per un nuovo ciclo di riproduzione e così via. Quindi sì, noi come Confindustria siamo tra i primi ovviamente come associazione di categoria ad analizzare questo fenomeno, questa evoluzione ed essere pronti a investire sul futuro. Sicuramente nasceranno nuove idee di impresa, questo è sicuro.